sembra voler volare, sembra volare. Volere volare News Liguria, cari amici del Piemonte, oggi vi segnaliamo due eventi fuori dal comune. La tradizionale festa della Madonna delle Ciliegie a Carasco, in provincia di Genova, storica sagra del paese in via Piani e dintorni. Dal 14 al 16 giugno la città di Loano celebrerà il ritorno dei Doria e la proclamazione della libera contea della città, avvenuta nel 1575 durante la signoria dei conti Zenobia del Carretto e Gianandrea Doria. Una passeggiata ad ostacoli per far comprendere le difficoltà delle persone con fragilità. Una campagna di sensibilizzazione per rendere le nostre città più accessibili a tutti. Abbiamo cercato di sensibilizzare le persone, diciamo, nella quotidianità che dobbiamo affrontare chi ha in carrozzino, comunque ci sono disabilità sensoriali, disabilità motorie, sul fatto che scusate, abbiamo delle difficoltà ad accedere innanzitutto in alcuni luoghi e soprattutto abbiamo difficoltà a usufruire della nostra città, quindi cerchiamo di fare in modo di sensibilizzare chi di dovere per far sì che vengano sistemate queste piccole cose per poter poi rendere accessibile in questo caso finale, ma vorremmo che poi il messaggio si espandesse e si estendesse in tutte le zone dove ci sono problematiche di accessibilità. Ecco. Per una Liguria tutta da gustare incontriamo i giovani e talentuosi gestori del Macan Beach di Andorra e poi tutti in cucina a spadellare con gli chef Andrea e Luca. Buongiorno a tutti, oggi dal Macan Beach vi raccontiamo il nostro piatto del giorno eseguito dal nostro chef Andrea. Tentacolo di polpo su vellutata di piselli con crema di burrata e pomodorini confit. Dove vai? Vado al Macan Beach di Andorra. Oh, è un posto meraviglioso. Ma hai visto che piatto che hanno fatto? Ragazzi, un piatto eccezionale, gustosissimo. Andate al Macan Beach. Oh, mi piace, sei quasi convincente. Ciao, vai. Telare. Se non l'avete ancora fatto, basta un clic e vi si apre una Liguria fuori dal comune. www.imperiatv.it, un mondo di notizie e servizi TV spettacolari dalle province di Genova, Savona ed Imperia. H24 a vostra disposizione, il nuovo portale di imperiatv.it. Elisabetta, stop! Qui c'è un problema altamente molto serio. Come vedete dietro, le botteghe stanno chiudendo. Gli affitti sono un po' alti, insomma, i commercianti non riescono ad arrivare a fine mese. Dobbiamo darci la mano tutti. Io sto con le botteghe, ma anche voi state con le botteghe. Andiamo e sosteniamo i piccoli commercianti, gli artigiani hanno bisogno di noi. I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
Grazie per l'attenzione e continuate a segnalarci i vostri eventi a info@imperiatv.it. Un caro saluto ai telespettatori del Piemonte da Elisabetta Mandraccio per una Liguria fuori dal comune. Sembra volere volare, sembra volare.